Ciao a tutti, oggi preparo con voi un delizioso riso freddo. Iniziamo. Per prima cosa metto il sale nell'acqua e se bolle metto a cuocere il riso, che dovrebbe cuocere per 15 minuti, ma io lo faccio cuocere 13 minuti soltanto. Ora metto a cuocere le uova, devo fare le uova sode che devono cuocere 8 minuti dal momento del bollore dell'acqua. Aggiungo un po' di aceto di vino bianco nell'acqua che rinforzerà i gusci e non li farà rompere. Ora taglio a pezzetti piccoli la patata. Tagliate le patate, le metto a bollire per 10-12 minuti. Devono restare croccanti. Ora preparo un veloce olio all'aglio. In un bicchiere metto dell'olio extravergine di oliva, uno spicchietto d'aglio e una foglia di basilico e tengo da parte. Adesso taglio piccole piccole le olive che ho già snocciolato. Tagliate le olive, taglio anche un pomodoro per insalata, metto da parte. Ora taglio i wurstel, taglio la zucchina, ora taglio il peperone. Tagliato il peperone, mi sposto sui fornelli. Come vedete, ho già scolato il riso che si sta raffreddando nello scolapasta. Ora tolgo le uova che sono pronte e tolgo anche le patate. Ora in padella metto l'olio extravergine d'oliva, aggiungo i peperoni, le zucchine e i wurstel e faccio cuocere per 15 minuti. Ho sgusciato le uova sode, ora le taglio a pezzetti piccoli, metto da parte ed ora, visto che le verdure sono quasi pronte, metto un pizzico di sale, mescolo e faccio cuocere per altri 2 minuti. Le verdure sono pronte, spengo e faccio raffreddare. Le verdure si sono raffreddate, quindi le metto in un contenitore, aggiungo il riso che, come vedete, è al dente, lo potete notare anche dal fatto che non si è proprio attaccato. Ora metto le patate, le uova sode, i pomodori crudi e le olive. Ora mescolo e condisco con l'olio profumato all'aglio e al basilico. Le due foglie di basilico le spezzetto a mano e le lascio all'interno dell'insalata di riso. Adesso mescolo ancora . Copro con il coperchio e metto in frigorifero. Più tardi assaggio con voi. Ecco qui, assaggio con voi. Buonissimo! Fate questa ricetta e fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, vi auguro buon appetito!